Ricomincia con grandi proposte la stagione invernale nel comprensorio ad Amello Ski, per esempio il weekend prima neve a partire da 150 euro. L'offerta è valida dal 17 al 19 dicembre e comprende soggiorno con trattamento di mezza pensione e ski pass. Il comprensorio ad Amello Ski si estende dai 1000 metri di Temù sino ai 3000 metri del Presena, passando per Ponte di Legno e il Passo del Tonale. In tutto 30 impianti di risalita moderni e veloci che servono 100 km di piste perfettamente innevate. Un carosello che nella settimana dall'11 al 19 dicembre è possibile scoprire con il pacchetto Free Ski a partire da 385 euro, con il quale si paga solo il soggiorno alberghiero. Lo Ski Pass 6 giorni è gratuito. Dal 18 al 26 dicembre sono invece valide le offerte di Natale, ossia 7 giorni in hotel mezza pensione con 6 giorni di ski pass a partire da 469 euro. Oltre ai pacchetti vacanza e ai comodi ski pass di 3, 4 e 5 ore, Adamello Ski propone, per quanto riguarda le tessere giornaliere, un costo di 36 euro per gli adulti, 18 per i bambini di età inferiore agli 8 anni, 24 per i ragazzi fino a 14 anni, mentre per gli over 60 lo ski pass costa 31 euro. Adamello Ski ha da sempre un occhio di riguardo per i bambini e le famiglie. Sono tante interessanti le proposte che riguardano i più piccoli. Infatti i bambini sotto gli 8 anni sciano gratuitamente se accompagnati da un adulto con tessera superiore ai 3 giorni. Tutti i sabati poi, a partire dal 15 gennaio, i bambini di altezza inferiore al 1,5 m sciano gratis se accompagnati da un genitore. Inoltre anche quest'anno è aperto il Fantaski, un parco sulla neve con un'area ski e un'area gioco, situato al Passo del Tonale. Infine Adamello pensa anche ai genitori grazie al servizio di babysitting presso l'asilo nido i pulcini, che permette loro di sciare in tutta tranquillità anche con un figlio molto piccolo. Molti gli eventi per il periodo delle feste. Il 29 dicembre si svolgerà Ponte di Legno sotto le stelle, un evento che sarà molto gradito ai buongustai. Alle 18.30 sarà infatti possibile fare un viaggio particolare sulla cabinovia Ponte di Legno Tonale. Lungo il tragitto si potrà passeggiare con ostriche, cibi a base di pesce e pregiati vini Franciacorta. Il programma della serata prevede poi uno spettacolo pirotecnico, mentre durante tutto il giorno, dalle 10 alle 20 a Ponte di Legno, verranno allestite 4 aree speciali del gusto, dove degustare e acquistare prodotti regionali. Infine, per festeggiare il nuovo anno sulla neve, sono previste ben 3 fiaccolate, il 30 dicembre al Passo Tonale, il 31 a Ponte di Legno, per finire con la fiaccolata più lunga del mondo, che scenderà dal Passo Paradiso al Passo Tonale il 5 gennaio. Per Natale sarà aperta anche l'area snowboard, con zone per principianti, uno snowpark avanzato e una pista da ski cross. Saranno inoltre in funzione la slittinovia e lo snowtubing, i centri fondo del Tonale e di Vermiglio e la scuola di sled dog.